paese per la quarta volta e deve restarci in questa città che quasi per vezzo spesso ama compiangersi per aver inventato cose grandi in sé che poi altri hanno fatto grandi per davvero. Da Torino, capitale d'Italia, in qua è una sequela di litanie. Il cinema e la moda, poi la TV, il salone dell'auto perduti, le periodiche incertezze sul salone del libro e adesso quello del gusto, che con dubbio gusto qualcuno definisce mangiucoli. Eppure il messaggio di cui sono portatori i due eventi in corso tra Lingotto e Palo Olimpico è esattamente l'opposto di questa definizione. Terra Madre e il Salone del Gusto sono certo una grande festa e una grande fiera, ma non soltanto, in cui c'è spazio per il colore, i suoni, le culture del cibo, le più diverse e lontane. Ma c'è anche un po' di sana ironia su certi eccessi modaioli che non sfuggono ad un Antonio Albanese in grande forma. E lo so. Ciao, e lo saluto per essere qui con voi, con il mio tanto delle cose, e di non ci ciao. E per fare il punto con Carlin Petrini su cibo, agricoltura, ambiente e alimentazione, stili di vita a 16 anni dalla prima edizione. Direi che è cambiato molto, perché quando al primo Salone del Gusto molti pensavano che questi tipi di prodotti fossero, li chiamavano prodotti di nicchia. Dire nicchia vuol dire buoni, prodotti buoni perché soldi e meno buoni perché non ne ha. In realtà questi prodotti oggi sono molto di più dei prodotti di nicchia, sono ausilio del territorio, sono una speranza anche nei confronti di questa crisi e in qualche misura sono una nuova parte di un'economia e di un'agricoltura sostenibile. Carlo Petrini, saprà, è arrivato anche ad Harvard. Avere la sensazione di aver inciso nel costume, in certi comportamenti, in certi approcci a certi problemi, che sensazione dà? Ah, mai esagerare, ecco, cioè, non vivo questa dimensione come un approdo giusto dell'esperienza, della mia esperienza umana, e poi nella convinzione che non è tutta farina del mio sacco. C'è molta gente nel mondo che sta lavorando in questa direzione. Vivere il sogno di Terra Madre alla quarta edizione. La più grande emozione che da quattro edizioni noi proviamo è proprio questa grande assise, perché è un'assise di gente semplice, umile, ma che nel proprio territorio ha una grande leadership, ha una grande capacità di confrontarsi con il sistema alimentare, con l'agricoltura, e quindi teniamo conto che la prima edizione arrivava da 110 paesi, oggi arrivano da 163 paesi, e anche la prova che il sistema di rete non funziona solo per il computer e per l'internet, funziona anche per una rete umana che sa sviluppare una mondializzazione virtuosa. Quindi c'è spazio per i contenuti? Io penso di sì, anzi, sono i contenuti che rafforzano la rete. Una rete, se non ha i contenuti, muore. E il messaggio che riparte da questa edizione? Il lavoro che dobbiamo fare nei prossimi anni è di garantire un ritorno dei giovani alla terra. Guardate che è una cosa quasi impensabile, perché i giovani sfuggono dalle campagne. Ora, cercare di dare gratificazione economica ma anche umana, fare in modo che possa diventare un progetto di vita, per non fare le vite grame dei nostri vecchi, ma per avere una nuova agricoltura, magari anche con l'utilizzo degli strumenti della modernità, è senza dubbio la grande missione di Terra Madre, perché senza contadini noi non abbiamo futuro e i giovani devono provare soddisfazione e gratificazione a esserlo, devono essere gli intellettuali della terra. Ci sono dei segnali di ritorno, ma le statistiche demografiche sono drammatiche. Per certi aspetti sì, ma è altrettanto vero che
oggi questa nuova generazione di contadini, per esempio, io ho avuto modo di trovarla anche nelle università americane, cioè non è svivente per un laureato dedicarsi alla terra. Certo che non possiamo continuare a mettere solo il prezzo basso come elemento del cibo, il cibo deve tornare ad aver valore. Salone del gusto è Terra Magna, apertura dalle 11 alle 23, ancora oggi, domani e tutto lunedì.